psichiatria, carcere, misure di sicurezza, come garantire il diritto alla salute alle persone private della libertà. Il valore del volontariato nel campo della prevenzione al tumore al seno, una rete attiva al fianco delle pazienti e delle istituzioni. Un documentario sugli aiuti umanitari al popolo ucraino, le missioni della Croce Viola di Sesto Fiorentino nel reportage Road to Leopoli. Psichiatria e diritto alle cure in carcere. La tutela della salute mentale delle persone private della libertà è stato il tema al centro di un convegno che si è svolto a Palazzo del Pegaso. Nel corso dei lavori è stata presentata la ricerca Psichiatria, carcere e misure di sicurezza, realizzata in convenzione tra il Garante dei detenuti presso il Consiglio regionale della Toscana, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze e il Centro di Ricerca Interuniversitario L'Altro Diritto. Dalla ricerca emerge che nelle carceri le patologie psichiatriche rappresentano la metà delle patologie diagnosticate, il consumo di psicofarmaci è intenso e i suicidi e gli atti di autolesionismo sono in crescita. Le misure alternative per pazienti psichiatrici, che sarebbero la soluzione indicata dalla Corte Costituzionale, di fatto, sottolineano i ricercatori, non vengono utilizzate. In Toscana, a Volterra e ad Empoli, esistono due REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia. I posti nelle due REMS toscane sono attualmente 39, ne saranno realizzati altri 9 ad Empoli ed altri 10 a Volterra per far fronte alle liste di attesa in aumento nel post-pandemia. 33 persone erano in attesa di un posto nel 2020, cresciute fino a 70 al 31 dicembre 2022. Che questa è una ricerca particolarmente approfondita, fatta a livello scientifico universitario, in collaborazione ovviamente con l'Università di Firenze, dalla quale è risultato che vi è una strettissima correlazione tra quelle che sono le condizioni sociali dalle quali si parte e anche le conseguenze psichiatriche delle quali ciascuno può essere affetto. I peccati del sistema carcerario nazionale sono infiniti. Quelli della regione toscana sono molto simili, per la verità, sarebbe sciocco negarlo. C'è un sovraffollamento limitato, ma non è la pecca maggiore. La pecca maggiore è la mancanza generale di reinserimento sociale. È inutile avere un sistema detentivo quale quello italiano nel quale le persone escono peggiore di come sono rientrate e comunque la finalità costituzionale della rieducazione, tra virgolette, il termine usato dalla nostra Costituzione, è malamente interpretata e ancor peggio effettuata. Importante perché noi sappiamo che di per sé la detenzione è una condizione che altera le condizioni di equilibrio psicologico, ma sappiamo anche che molti di quelli che finiscono in carcere spesso vengono da vissuti anche molto complessi e che quindi la salute psicologica e psichiatrica in carcere è un elemento che altera la qualità della vita ulteriormente delle persone detenute perché nega uno dei loro diritti, che non è un diritto che si perde perché si entra in carcere, è il diritto alla salute. E credo che questo sia un elemento che ci interroga molto come sistema, interroga anche le politiche sociali, che noi sappiamo che uno dei valori, diciamo, che dovrebbe avere il carcere non è quello solo, diciamo, di rimettere la colpa che si è in termini di pena, ma come dice la Costituzione è soprattutto quello di consentire alle persone di essere reinserite nella comunità e nella società, e questo interroga le politiche sociali perché interroga nella capacità poi di costruire intorno a queste persone, insieme a queste persone, percorsi che gli consentano davvero di essere di nuovo in grado di vivere in libertà e in qualità nelle comunità, perché altrimenti il carcere rischia di essere solamente punitivo. È importante essere dalla parte di chi soffre, cercare di dare risposte
vivere. Io dico sempre che lo stato con cui si misura la civiltà di un paese è in funzione del livello delle proprie carceri, e ancora di più lo dico oggi per quelle persone che soffrono di malattie mentali. Noi abbiamo il compito di fare in modo che tutti possano scontare la pena nella maniera più giusta, quella che permetta di rieducare, di riabilitare, di tornare ad una vita il più possibile normale. Tumore al seno, il ruolo del volontariato. Il carcinoma della mammella è la prima causa di morte per tumore delle donne in Italia, con il 13% di decessi nel 2018, secondo i dati Istat. Nel 2022 sono state rilevate 55.700 nuove diagnosi, con un lieve incremento rispetto al 2020, più 0,5%, ma nel contempo una riduzione della mortalità, meno 0,8%, grazie alla sempre più ampia diagnosi precoce. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi della malattia è dell'88%. A partire da questi numeri si è sviluppata la riflessione del convegno sul valore sociale generato dalle associazioni di volontariato del tumore al seno. L'incontro è stato promosso da Europa Donna Italia per affrontare il tema dello screening mammografico e dell'importanza del volontariato. Una rete molto attiva che si muove sul territorio per supportare le pazienti e per fare prevenzione a fianco delle istituzioni. In Italia nel 2022 sono stati raccolti più di 300.000 euro di fondi, a conferma del valore e della fiducia accordati a queste associazioni nel nostro paese. Le campagne di sensibilizzazione e divulgazione hanno permesso di raggiungere circa 2.200 donne. Nel corso dell'anno, inoltre, le associazioni hanno acquistato 2 strumentazioni diagnostiche. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, rete oncologica e senologica regionale, associazioni di volontariato ed ex pazienti. Oggi più del 79% delle persone individua un tumore al seno sotto i 49 anni, una sfida nuova che ci deve trovare impegnati. Da parte mia, al massima vicinanza al mondo dell'associazionismo, che negli anni ha prodotto, grazie anche alla mia iniziativa legislativa, tanta innovazione. Penso alla presenza dei senologi nelle commissioni di invalidità, che hanno consentito alle donne di non doversi denudare di fronte a delle commissioni una volta operate al seno. Penso alla previsione dei test genomici in Toscana, che consentono alle donne di non dover sottomettersi alle chemioterapie una volta fatto un intervento chirurgico, qualora ci siano delle condizioni appunto sanitarie che permettono questo aspetto. La vicinanza anche alle attività di screening, di prevenzione sotto i 50 anni, siamo arrivati a 45, e credo che serva fare qualcosa di più, abbassare l'età degli screening. L'investimento sulla prevenzione non è mai una spesa. E mi pare che su questo tema il volontariato si sia strutturato da tempo e sia un esempio per più profili. Intanto per la promozione certamente della prevenzione, che è un aspetto essenziale. La regione lo fa, ma con l'aiuto del terzo settore e del volontariato questo diventa più efficace e riesce a raggiungere più donne possibili. E poi perché ovviamente in questo caso c'è stata una strutturazione anche con una rete di secondo livello e una introduzione nell'organizzazione del sistema sanitario, con l'organizzazione delle breast unit, nell'ambito delle quali è previsto proprio anche per disposizione normativa la presenza del terzo settore, con un ruolo che non sempre è adeguato, ma insomma che in teoria dovrebbe essere quello proprio di coinvolgimento nella presa in carico a 360 gradi dei pazienti. Abbiamo dato vita alle breast unit in tutto il territorio regionale. Noi ad oggi abbiamo 13 breast unit in tutto il territorio regionale, il che significa abbiamo 13 strutture che rispondono a quei criteri che danno tranquillità e sicurezza, che vedano almeno 150 nuovi casi l'anno, che il chirurgo faccia almeno 50 casi come primo operatore, che ci sia una multidisciplinarietà strutturata e così via. E ad oggi possiamo dire che quasi nessuno, pochissimi numeri, non vengono presi in carico da una breast unit, e questo è un elemento di grande importanza. Fra l'altro ricordo che la costituzione breast unit è stata una battaglia importantissima che hanno fatto il mondo dell'associazionismo, del volontariato, in particolare di Europa Donna, che oggi ci ospita in questo convegno. I numeri, abbiamo visto, sono dei numeri positivi, l'impegno delle associazioni è indubbio,
la rete costruita negli anni con le istituzioni, con le breast unit, quindi con le strutture ospedaliere, è veramente lodevole, però c'è da migliorare per quanto riguarda lo screening mammografico, le modalità di contatto, quindi di contatto delle pazienti, ma anche l'avvicinamento delle pazienti stesse, delle donne stesse allo screening. Per quanto riguarda gli associati, superiamo i 1600 in Toscana, quindi sono molto associati, ma i volontari invece sono in un numero nettamente inferiore. Si aggirano tutti attorno ai 60 anni di età, per cui sono persone comunque in età lavorativa che devono suddividere il loro tempo tra famiglia, impegni personali, lavoro e attività di volontariato. Quindi questo diventa sicuramente sempre più difficile e abbiamo necessità di reclutamento di volontari, cioè molte associazioni lamentano la mancanza soprattutto di persone anche giovani e che si sentano veramente coinvolte in questa attività. Road to Leopoli. Questo cosa abbiamo, olio? Sì. Sono arrivata dal tutto. Vivono qua e lei si è messa a fare volontari. Come adesso. Nel 2023 pensare che la polizia ucraina spari a dei cittadini propri perché la legge marziale non gli permette di uscire dal proprio paese, a me sembra veramente incredibile. Tu sei nata a Kherson? Sì. In Italia c'è miei amici. Ok. E loro aiutano. Da quanto è che sei qui in questo posto? Da 2 mesi. 2 mesi? Sì. Io, mia mamma e anche nonna. E anche la nonna? Sì. E il tuo babbo? E ogni giorno qualcuno che muore, un sacrificio di sangue in cui sta nascendo una nuova Ucraina, un unico popolo finalmente. È stato presentato a Palazzo del Pegaso il reportage Road to Leopoli, realizzato per raccontare il viaggio umanitario della Croce Viola di Sesto Fiorentino in Ucraina. Il filmato, per la regia di Alessio Poggioni, testimonia l'impegno del volontariato attraverso le varie spedizioni della pubblica assistenza per aiutare le popolazioni dell'Ucraina martoriate dopo l'invasione da parte della Russia. Ogni missione che viene autogestita e autodeterminata dalla pubblica assistenza di Sesto Fiorentino è un convoglio, un mini convoglio, quindi è una classica catena di aiuti che sono prevalentemente di tipo alimentare e farmaci soprattutto. La strada è sempre la stessa, ormai è collaudatissima, per cui si passa dalla Romania al confine rumeno per Cernivtsi, dove abbiamo la prima base logistica e per poi proseguire a Leopoli e poi si rifà ritorno. E noi c'eravamo già stati 6 volte prima di questa missione, ci andremo per i prossimi anni, spero altre 2 o 3 volte, perché fatto anche dalla questione israeliana, l'attenzione si è spostata ovviamente sul Medio Oriente e invece questo è il momento importante per concentrare la nostra attenzione sull'Ucraina, che in questo momento è passata in seconda pagina. E questo è uno strumento essenziale, un po' per documentare quello che è stato fatto fino adesso, che cosa che per noi è importantissima, ma soprattutto proprio per tenere alta l'attenzione su quella regione. L'intenzione della regione e degli autori è quella di proporre il documentario, che ha una durata di circa 35 minuti, al pubblico degli studenti.
Batte il cuore grande della solidarietà della nostra regione. È un modo per ricordare, ma è anche un modo per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi a avvicinarsi al mondo del volontariato, a sostenere la Croce Viola, a sostenere le tante associazioni che ogni giorno si impegnano per donare agli altri. Penso che iniziative come queste dobbiamo portarle nelle nostre scuole, perché le ragazze e i ragazzi devono essere sensibilizzati, devono conoscere e devono provare a diventare parte attiva della nostra comunità. È stata per me un'esperienza molto bella, perché prima di tutto l'ho vissuto umanamente, ovviamente di un paese in guerra, martoriato, ma visto dal confine più lontano, diciamo, rispetto al fronte, ed è stata un'esperienza molto bella anche dal punto di vista professionale, perché ho potuto registrare le storie di vita, i timori, le preoccupazioni anche delle persone che hanno perso moltissimo a partire dai propri cari in questa guerra che ormai dura da 2 anni, che ha lacerato realmente un paese, ma come si vede nel documentario c'è anche tantissimo sentimento di rivalsa e una voglia di ricostruire un popolo, prima di tutto a partire da un'idea che è l'idea di libertà, che è molto profonda nel popolo ucraino.